Stavo per dire, ragazzi, siamo tornati e qualcuno ci ha evocato. Io penso che abbiamo esplorato la prigione di Iritil abbastanza bene. Adesso andiamo ad assistere qualcuno, quindi è inutile parlare. Come facciamo? Dai che scende giù. Cazzo è successo? Io non sono arrivato da qua, o forse sì. Sono veramente un... Penso di no, penso di no. Comunque dicevo, sono veramente un disastro. Penso di no. Sto cercando di capire cosa mi stia bombardando. No, non te ne andare. Ma fino là arriva. Cioè, fino qua, anzi. M'aspettavo non mi avrebbe fatto danno. E invece non vedo dove sto rollando. Che brutta situazione. Ma raga, non capisco dove sono. Tipo solo questo. Perfetto. Perfetto, così almeno penso di essere al riparo da... dal fuoco. Madonna, fantastici sti mostri. Fantastici sti mostri, sono veramente pazzeschi. Va bene, e io posso andare di qua che ho visto che mi stanno lanciando le palle di fuoco. Sì, vabbè, ma quanto siete veloci a tirarle. Ma ok, si può scendere. Ascolta, basta! Freccia ammazza draghi. O qualcosa del genere, ho letto. Posso venire fino qua? Ok. Vediamo cosa c'è da ste parti. Grande d'anima degli stinfirificchi. Wow, e voi chi siete, amiche? Belle patonze. Io non ho più nessun oggetto con la quale pullare. Queste sono delle frecce. Allora ce le ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Zitti, zitti, zitti. Vediamo se mi riesce di pullarne una. Perché pullarne tutte e cinque. No, quattro. Pullarne tutte e quattro con una freccia sola. Queste sono delle frecce per... Ma vaffanculo, ma potrei andare a Majula e comprare qualcosa? No, io persisto perché sono stronzo. Perché sono uno stronzo. I cucri, e targettamene una. L'ho fatta apposta perché non puoi targettarle? E io casco, e mi sembra giusto. Per un attimo ho avuto paura che fosse una mezza boss fight. Cosa? Sì, questa è già una mezza boss. Non posso salire! Ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Ma dove sono finito? Va bene, lei ha deaggrato. Vabbè, a sto punto vi dico, mi conviene attraversare la nebbia. Arma richiesta dopo, cosa vuol dire? Perché mai? Ok, Yorm il gigante. Bello! Mi piace. Aggiungo che se mi trasformassi sarebbe anche better. Ha destabilizzato e non mi ha fatto male. Ok, quindi destabilizza e non fa male ogni tanto. Non gli facciamo niente. Wow, fantastico. Non ho visto il colpo. Sei fantastico, amico. Questo boss mi piace. Parecchio anche. Bello, bello, bello. Mamma mia, che sberle. Vacca d'un mond leder. E mo sto giro però mi converrebbe fare una strada diversa da prima. Dov'era la scala, raga? Dov'era, dov'era? Buco più avanti è il momento di buco. Cosa cazzo stai dicendo? Ma momento, non è che si atterra da un'altra parte. Ah, a quanto pare sì. E di là? Siamo arrivati da là noi? Ma perché si muore in questa maniera? E lei con quale faccia me lo sta dicendo? Mamma mia, ancora devo capire. Va bene, piano piano capiremo ogni tipologia di damage. Ecco, là saremmo arrivati là. Effettivamente dovrei riprovare. Magari se si riesce. No, ma là, era una caduta gigantesca. Mi era sembrata per un attimo non così pesante. Io posso andare qua, ho visto, mi sembra. Oh, le mie anime!
Cos'è successo? È successo qualcosa? Penso di no, non ho visto niente. Voi avete visto qualcosa? No, direi che possiamo proseguire. Era bello quel boss, mamma mia. Ma che trollata è? Capisco che vedo che non mi porta da nessuna parte. Merda, ma che diavolo! Allora, siccome quel gargoyle, cioè ci sta a riaffrontare il gargoyle, per carità di Dio, ma sono veramente veloce ste palle. Andiamo da questa parte a sto giro. Arco potente ammazza draghi, perfetto. Ah, però è arrivato anche il nostro amico lì, quello lì che ci... Eh? Il gargoyle. Perché rollo dove non vedo? Perfetto, dimmi che non crolla tutto qua, per favore. Dove sono? Ok, il gargoyle. Mamma mia, ragazzi, che ansia. Meno male che non potete vedere la mia faccia, veramente. Ok, qua c'è un oggetto. Maledizione, queste crepe mi fanno paurissima. C'è qualcuno dietro? No. Va bene, comunque conviene ammazzare loro. Magari non respawnano più e la palla di fuoco non ci credo. Ma non c'è... Ah, stanno venendo verso di me? Però forse la palla di fuoco non si manifesta più. Va bene, ragazzi, io voi non vi ho mai affrontato, quindi non so se siate delle pugnette. Oddio, 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 con quanta enfasi. Fuoco. Vedo fuoco. E ne è rimasta una sola, va bene, eravate tre pugnette. Ma come siete morte in maniera teatrale. Momento riposino, ragazzi. Stiamo così una mezz'oretta, se vi va bene. Io sento il gargoyle sopra di noi, ma potrebbe anche essere il boss che fa tutto sto bordello. No, non credo. E quindi questa cosa che mi si rivolgeva contro era colpa tua. Va bene. Opterei per fare un full farm dell'area e al massimo, se torniamo a morire, me la rascio per andare dal boss. Allora, secondo me... Ah, siamo già qua. Tecnicamente dovrebbe venire fuori un gargoyle dall'altro... Dall'altro? Dall'alto? Dei cieli? Con tutte ste suore? Ma perché mi mettono così tanti nemici? Con tutti questi miei pochi HP? Ragazze, è qua la festa? Se riesco a fare un backstab a lei? Ma si può sapere cosa state facendo? Niente. Non stanno facendo niente. E se io mi baffo mi sentono? No. Ma vaffanculo. Perché ho bevuto? Perché ho bevuto? Perché ha bevuto l'Estus il mio personaggio? Ma sei stronzo. Ah no, ma pure lui mi ha grato. Ma stiamo scherzando. Ma non si possono fare sti cosi. No, non si possono fare. Proviamo a fare questa cosa. Ma secondo me ci crepo. Mamma mia, quanto sei bello. Ok. Ma che cazzo è? Panic roll, non va bene il panic roll. Alle palle volevo prenderlo. Ok, inizio a comprendere come fare a schivare quell'attacco. Vabbè, questo no però, era troppo veloce. Va bene, ho capito anche un'altra cosa, posso proccargli... Posso proccargli gli attacchi più semplici. Madonna, quanto mi piace questo boss. L'ho già detto che mi piace? Ascolta, questa è una presa per il culo però. Sì, ho sbagliato io. Va bene, se li sto davanti gli procco gli attacchi più idioti che si siano mai visti in un soul. Tipo questo. Cioè... Non mi prendi in giro? No? Ah, ok, ne fa due di fila anche, va bene. Penso mi abbia preso, ma invece no. Ho sentito vibrare il mondo. Ho sbagliato. Mamma mia, che figata sto boss. Yormil il gigante. Ascolti lei, inizia un attimo. Ma comunque non gli ho fatto niente fino adesso. Ma lo hito per 75. Ok.
Perché all'improvviso gli ho fatto più danno? Chi me lo spiega? Dai, per favore, Yorm. Piccolo gigante cattivo. Ah, forse perché devo attaccarlo in faccia, tipo, quando fa così. Che cazzo ne so. Quell'ultimo hit lì non l'ho capito, ma va bene. Oh, Madonna. Ma raga, qua c'è qualcosa che tocca. Gli faccio troppo poco danno. C'era un messaggio all'inizio che diceva: hai bisogno di arma più avanti. Cosa voleva dire? Io mi informo un attimo. Cioè, io ho comunque una Claymore più 5, che queste sono le statistiche. 207 più 65. O proprio devo cambiare tipologia d'arma. Può anche essere questo. Ma state scherzando?